Il punto di partenza di una storia è sempre un nome e il suo sviluppo è un intreccio di volti. Mario, Mario Fani, è il nome del giovane che con Giovanni a Quaderni ebbe l'idea giusta, quella che ha dato origine 140 anni fa all'Azione Cattolica Italiana. Mario Fani è il nome della strada in cui fu rapito dalle Brigate Rosse nel 1978 l'onorevole Aldo Moro. Le Brigate Rosse sono l'organizzazione che tolse la vita nel 1980 al primo presidente dell'Azione Cattolica del Dopoconcilio, Vittorio Bachelet. La storia è l'inseguirsi, l'incrociarsi, l'incontrarsi di nomi e volti. Eppure per capirla la storia non basta seguire la sequenza dei fatti. A volte bisogna zoomare, fermarsi, entrare dentro. Ci sono dettagli che danno la chiave, come il sacco insanguinato del socio partigiano Gino Pistoni, morto eroicamente nel 1944 per prestare l'ultimo soccorso ad un rivale in guerra, ma fratello in umanità. Gino, il segno di un'epoca che chiedeva di prenderla di petto la storia e non vederla scorrere. Ma ogni tempo, ogni luogo, in fondo, chiede di essere conosciuto bene, di essere consumato dai nostri instancabili passi. Ci sono passi della storia in cui crolla rovinosamente tutto, altri in cui si ricostruisce lentamente e quasi non riesci a percepire quale sarà, alla fine, il risultato del tuo lavoro. Spesso questo costruire è una profezia, comprensibile solo anni dopo, molti anni dopo. Di certo questo costruire non può essere sempre solo una risposta, ma richiede talvolta di essere una proposta. Armida Barelli, Luigi Gedda, Carlo Carretto avevano il dono di guardare lontano, di pensare il futuro mentre il presente era incerto e il peso del passato ancora forte. Cari figlioli, si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Certe curve della storia richiedono poi coraggio, tanto coraggio. Il coraggio di dire chi sono, dove vado. Il coraggio di operare scelte che restano, che fondano. Il concilio fu un atto di coraggio della Chiesa in un tempo che ne richiedeva di coraggio. Vittorio Bachelet fu un uomo di coraggio, per un'associazione che ne richiedeva di coraggio, per un'associazione che chiedeva di rispondere a nuove sfide con maggiore coscienza di se stessa e della propria missione, la scelta religiosa, ovvero il primato dell'essenziale, l'organizzazione democratica, ovvero il protagonismo laicale. E anche nella sua vicenda personale e professionale, il giurista Bachelet, con il sangue versato per lo Stato, si mostrò uomo di coraggio per una società italiana che ne chiedeva di coraggio. Il Concilio Ecumenico ha insegnato a tutti ad amare di più il Dio, nel Cristo, nella Chiesa, nei fratelli. Quindi è prima di tutto un rinnovamento nello spirito, nella fede, nella speranza, nell'amore. Ma c'è anche un rinnovamento nelle strutture, un rinnovamento nei compiti dell'Azione Cattolica. Una storia, qualsiasi storia, comincia da un nome, è un intreccio di volti, ma poi chiede che qualcuno la prenda per mano per portarla oltre. Oggi la lunga storia dell'Azione Cattolica Italiana è presa per mano dai nomi e dai volti di ragazzi, giovani e adulti che operano, pensano e amano per il bene della Chiesa e della società. Fa paura la storia che vivi, perché sfugge alla tua fotografia. Voltati indietro solo per un attimo, guarda con affetto a questi 140 anni, lasciati spingere in alto da ciò che ti precede. Vedrai più chiaro il tuo compito ora, potrai colorare anche tu un arco del nostro futuro. In questa storia entro anch'io.